Allora, Francesco, riesci a condividere lo schermo? Sì, secondo me era quella finestra. Mi sono perso 10 secondi di. No, Ok. sono... Filippo diceva sì, permessi. Eccolo. Ok. Bene, puoi riprendere quello che avevamo, il codice che avevamo, che credo sia nel 19 giugno. Su GitHub stanno. Sì, boh, insomma, dovresti avercelo anche, non so, in locale. Era sull'altro computer. Ho capito. Quanti computer cambiate ogni anno? Quindi posso. Mm? Ho È che è fisso. capito. Sono passato. Sono stato così bravo da passarmene. Ma ne dubbi. Oh. No, era, stava qua. Ma io ce lo potrei avere, Fra? Era dell'ultima Comunque, lezione. non penso allora. comunque sta su GitHub, non è... Ah, è questo che chiedevo, che stava su No, GitHub. la cosa, Francesco, è che ti sei installato un compilatore su sta macchina? Sì. Chiedo. Ok. TDM Allora, GCC. sì. Ok. Poi su incontri. No, sì, quello. Ok, vai sul 19, no, no, questo non c'è perché non l'abbiamo fatto Ah, il questa lezione. primo. Il 19. Questo. 19 giugno. No, quello è Ah. novembre. Sotto, in basso, 19 giugno. Queste sono messe in modo da stare in ordine. Ok, prendi quel simpolato, ecco quello. Andiamo È avanti tipo da me lo là. Ah copio, vero? sì, scarico qua. Fai RAW. Scaricatene un po'. Allora, tanto per aggiornare Filippo, Atof, tu sai che cosa fa Atof? Prende una stringa e la converte in un numero floating point. Ora, il problema del floating point, perché non te lo scarichi? Non è più semplice. Ah, bene. La stringa di un numero floating point può essere in notazione decimale, può essere in notazione esponenziale. Un sacco di... No, scusami, è con l'underscore, lo vedi perché non voglio che... Cioè, è simple underscore atos, no, ogni volta abbiamo 36 nomi diversi, Francesco. Sì. Ok. No, stavo a cambiare directory Sì. qui. Sì, ma sì, mi va bene, no. Ok, allora semplicemente abbiamo fatto questo, allora, torna un po' più su, Francesco, così illustriamo la questione. Abbiamo fatto un main che sostanzialmente testa questa funzione che si chiama... Simpolatof. Questa funzione c'ha un sacco di sottofunzioni. Perché, scusa, puoi andare sul main? Sì.
Scusate, c'ho sotto casa un camion dell'immondizia che sta cacciando. Come si tolgono? Cosa? Non so quale schermo. Non ho capito. Le webcam di Zoom, tipo, mi occupano tipo un sacco di schermo. Non lo so. Nascondi. Anche a me. Forse sì. Ecco, nascondi, fatto. Sì. Dov'è? Basta, è l'ultima funzione. Tra l'altro, appunto, ci sono delle funzioni che non avevamo ancora fatto. Ok, questo è il main. Allora, tutti questi sono numeri che Atos deve essere in grado di convertire fino a, per esempio, fino alla linea 135, no? Dove quello che deve essere in grado di convertire è 3. Cioè, Atos funziona così. Lui converte finché può. Ok? E tutto il resto non converte, non dà errori, torna semplicemente 0. Ok? Come numero. Proviamo a compilare questo. Vedremo. È incompleto in questo momento, quindi molte cose non... forse tutto non funzionerà, adesso vediamo, però dovrebbe almeno compilare. Meno Francesco, meno O, simpolatos e poi simpolatos.c. PCC, spazio, meno O, spazio, simpolatos, spazio, simpolatos.c. Ah, mi sa che adesso... Ah, manco compila. Dunque, perché gli diamo troppi pochi? Ok, va bene, andiamo a vedere. Linea 60, allora, linea 130. Sì, ok. Torniamo un attimo su adesso, andiamo a vedere come l'abbiamo implementata. Allora, aspetta un attimo. Ecco, questa è la funzione simpolatos. Linea 60. Okay. No, fermo. Vai a simpolato. 87. Sì, tutta però fammela vedere. Allora, la funzione della ricordo prende un argomento, una stringa in ingresso e ritorna un double. Ok? Allora, qual è la strategia? La strategia è che noi leggiamo i caratteri della stringa fino a quando possiamo e convertiamo man mano che leggiamo. Ok? Allora, siccome dobbiamo tenere conto di un sacco di cose, vediamo come l'abbiamo preso. Lasciamo stare la parte delle dichiarazioni, andiamo alla riga 95. Ok? La riga 95 guarda al puntatore che punta alla stringa, ok? Il puntatore viene inizializzato, il puntatore P viene inizializzato con la stringa, no? E quella funzione notEol, cioè not end of line, l'abbiamo fatta noi, quella, che sta sopra. Come? Vado a prendere. Se volete la guardiamo, ma notEol verifica che non siamo arrivati a fine riga, è molto banale. Vai sopra. Ancora, eccola. Sta là. Riga 51. Piccola. Sostanzialmente notEol verifica che il carattere non sia uno zero e ritorna falso in generale, e se invece il carattere è uno zero ritorna vero. Ok? Ma la riga 93 a che cosa serve? La 93
la inizializzazione, ma non ho capito. Andiamo bene. Avanti. Vai alla 93. Sì. Ok, allora il punto è questo. Siccome ci sono i numeri in virgola mobile, possono essere di due tipi, mantissa soltanto oppure mantissa esponente, no? Allora, il problema è se io sto dalla parte della mantissa devo comportarmi in un certo modo, se sto dalla parte dell'esponente mi devo comportare in un altro modo. Ok? Quindi abbiamo fatto due funzioni, manageMantissa, manageExp, che stanno subito sopra, che non sono ancora fatte, ok? Alle quali io passo la porzione della stringa che sto leggendo. Ok? Queste, le due funzioni che dobbiamo fare oggi sono manageMantissa e manageExponent. Ok? Francesco, ti è chiaro? Sì. Cioè, sostanzialmente, io parto che do per scontato che il mio numero è solo mantissa. Ok? Cioè, è un numero decimale normale. Va bene? Poi, se incontro una E, maiuscola o minuscola, cambio questo puntatore a funzione nell'altro, nel manage exponent. Chiaro? Mm-hmm. Adesso andiamo a vedere come lo facciamo. Allora, torniamo alla linea 95. Allora, intanto verifichiamo che non siamo arrivati a fine stringa. Poi, Già qua vedo un problema, però. Poi verifichiamo che non siamo a fine stringa. E che lo spazio e che il puntatore. Se allora praticamente dobbiamo saltare tutti gli spazi bianchi iniziali, perché la stringa potrebbe avere degli spazi bianchi davanti. Ok? Quelli li dobbiamo saltare. Quindi quel while lì serve a saltare tutti gli spazi bianchi, che sono spazi bianchi, tab e new line. D'accordo? Sempre verificando di non essere arrivato a fine stringa, perché se io ho una stringa vuota fatta solo di spazi bianchi, devo comunque gestirla. Sì. Poi, sì. Bene, Francesco? Sì, sto cercando un po' di... Scusa, non ti sento. Cosa? Francesco, ripeti, non ti abbiamo sentito. No, ho interpretare perché mi salta un po' la connessione, però... Sì, ho capito. Ci sentiamo che ti salta un po', sì. Lo so. Va bene. No, però ho capito. Ok, andiamo avanti. Adesso, a questo punto... Dobbiamo verificare se il segno è un più o un meno. Ok? Mm-hmm. Perché un'altra cosa che ci può essere davanti alla stringa è che sia un più. Se il segno è un più, se il segno è un più non facciamo nulla. Questo è un operatore ternario. Ti ricordi, l'operatore ternario funziona così. C'è una prima parte, quel asterisco P uguale trattino. Se è un trattino vuol dire che è un meno e quindi mettiamo il segno a meno 1. Mm-hmm. Okay. Se ritorna che c'è un più invece, perché simple is plus or minor, minus ritorna true,
se c'è un segno, se c'è un più o un meno, e nel caso che sia un meno dobbiamo invertire il segno, che è una variabile che abbiamo dichiarato prima. Ok? Vado avanti? Allora, finalmente arriviamo alla stringa, che è poi quella colpevole di tutta la cosa, in cui ci mettiamo, in cui cioè, se il nostro carattere invece è un digit, è un numero, allora lo devo gestire. Ok? Mi sa che qua c'è un problema perché manca il segno. Scusa, puoi tornare sopra a vedere com'è il coso di manage digit? Com'è? Com'è il prototipo, com'è dichiarato manage digit? Ok, ecco, c'è il segno infatti. E questo lo dobbiamo cambiare. Perché vedi che c'era un commento sopra, cambiare per accogliere management system e manage exponent. Cioè in realtà noi qua dobbiamo... In ingresso dobbiamo inserire. No, dobbiamo aggiungere... Vabbè, questo lo facciamo dopo. Intanto aggiungiamo il segno a manage digit, così sta a fare compila. Vai sotto dove stavamo. Ok, ma nel CD dopo la potenza deve avere il segno, quindi ci deve mettere sign. Come la potenza? Oddio, sta roba qua quasi quasi merita una struttura dati. Vabbè, virgola, sign, signe, con la GN, il segno, ok. No, senza E. È romano, è signe. Sì. Salva. Ok, adesso compila, però vedrai che ritorna sempre zero. Fai simpolato. No. Come era? Simpolato, senza punto C, dai. Contenuto dannoso, potrebbe avere effettivamente un contenuto dannoso. Aspetta, allargo. Sì, ma sta, non me l'aspettavo. Dovrebbe, che cos'è sto 22 carrozzelle? Vabbè, qua no, non sta facendo quello che deve, ma insomma, vedete che se io gli passo uno spazio oppure se io gli passo una stringa qualsiasi, lui mi torna a zero, e questo è corretto. Il quart'ultimo è corretto, tutti gli altri sono sbagliati, ma d'altra parte sono persino stupito che ritorni qualcosa, perché non dovrebbe. Va bene, torniamo un attimo. È strano che il primo funzioni, mi scusi, il quart'ultimo funzioni e gli altri no, perché in teoria... Il punto dovrebbe... Vabbè, dobbiamo vedere cosa succede quando vediamo il punto. Ma è completamente incompleta questa cosa, quindi non... No, però il 3, ciao, la... cioè, va bene, ok. Sì, sì, qualcosa fa, ma ancora dobbiamo lavorarci. Torniamo un attimo. Pronto? Sì. Frate, consiglio di disattivare l'antivirus, che se no ci stanno a fare le scansioni ogni volta che... Sei protetto, grazie. Sei protetto, levati il preservativo, vai. Vai lì. Modalità silenziosa sarà questa, così non rompo. No, non lo so.
No, modalità silenziosa vuol dire che continua a fare tutto. Fai apri l'interfaccia utente oppure controllo protezione. Disabilita per... ecco, bravo, secondo me è perfetto. Cambia sistema operativo, va bene. Non c'è un tasto così. Cambia sistema operativo e usa uno che non ha virus. No, c'è il computer mezzo distrutto, quindi... Bene. Questo è pronto per usare Linux. L'Ubuntu. No, no, Ubuntu no, per carità. Ubuntu cerca troppo di assomigliare a Windows, dopodiché è lento tanto quanto. Va bene. Allora, adesso vediamo un attimo come funziona la cosa. Io se ho un numero, passo il numero assieme a tutto il contesto, ed è per questo che sto dicendo che quasi quasi qua ci facciamo una struttura dati, perché quando vedo che a una funzione devo passare troppa roba, mi conviene costruire una struttura dati, così almeno gli argomenti in questione sono tutti inglobati in una singola cosa. Comunque, passo tutta sta roba a ManageDigit, il quale avrà anche, deve poter decidere, ecco sì, decisamente mi serve una struttura dati perché ci metto dentro anche l'handler, cioè il puntatore a funzione che mi serve per capire se sto gestendo la mantissa o se sto gestendo l'esponente. Va bene, questo è tutto quello che dobbiamo fare. Poi però, se ho visto un punto, io mi devo mettere un flag, perché i numeri prima del punto vanno dal numero più grande al numero più piccolo, e invece i numeri dopo del punto vanno al contrario. Quindi anche questo è una cosa che devo gestire. E per tutto il resto esco dal loop, esco faccio un break, Perché il perché punto vuol è ciò dire che determina, cioè gli interi dei decimali, giusto? sì, certo, il punto è quello che separa gli interi dal decimale. Se volete ci potremmo mettere anche una cosa in grado di gestire la virgola, ma è semplice, no? Se vedo un punto, se vedo una virgola, faccio quello. E se no, ok. Se una volta passati questa forca caudina di if, vado avanti col puntatore, vado al prossimo carattere e ricomincio da capo. Ok? Quindi sostanzialmente, appena vedo un digit lo gestisco, ma se non vedo niente, cioè se non vedo né un numero, né un punto, né una E, né questo, né quell'altro, a questo punto vuol dire che è un carattere che non gestisco, e esco dal loop e ritorno tutto quello che ho trovato. No? Quello che ho trovato sta dentro la variabile result. Vedete? Sì, però volessi essere così, io mi fido un po' di managed digit che non so cosa sia, però per me possiamo andare direttamente, cioè mi immagino che faccia, che metta dentro al result quello che... Quello che gli è arrivato fino adesso. E vedete che glielo ripasso result. Ok? Va bene. Sì, ma il problema è che è tutto fatto male, nel senso che avevamo ManageDigit ancora la vecchia versione di ManageDigit, mentre invece all'ultimo tuffo l'altra volta avevamo deciso di cambiare e di metterci un handler. Adesso prenderei un'altra decisione, che è quella di fare una struttura dati di tutte e cinque quelle variabili iniziali.
io ne farei una struttura dati, ok? Perché, perché così ce li abbiamo tutti in un dato aggregato. Siete d'accordo? No, la chiamerei number, tanto per... ok? Allora, no, che è? Che succede? Ciao. Okay. No, no, lascia perdere. No, poi me la ridai, tanto questa è tutta sotto GitHub, tutta. Non c'è bisogno di fare varie versioni. Vai, vai alla riga 86 e stabiliamo questa, oppure vai in alto, va. Perché questa servirà anche sopra. Aspetta però, fai una cosa. Copiati, dal, copiati, mettiti nella clipboard dalla riga 89 alla riga 93. Dalla riga? 89 alla riga 93, copiatele. Ok. Ah. Adesso andiamo, proviamo a mettere questa struttura dati, proviamo a incollare da qualche parte. Aspetta, fammi dire. Alla riga 76, dobbiamo creare la struttura. Vai alla riga 76, infilati lì dentro e mettiamo type def. No, no, type def è tutto attaccato, è una parola chiave. Type def, spazio struct, vai a capo e apri parentesi graffa. No, struct ci devi scrivere, Francesco. Struct. Ok, adesso dentro la graffa ci metti quello che avevi copiato. Ok, questi non devono essere inizializzati, quindi perché questa è la definizione della struttura, quindi devi levare tutte le inizializzazioni. Così? No, no, int, no, 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 non le dichiarazioni, le inizializzazioni. Cioè uguale false, uguale zero. Ma ci vorrà un punto e virgola però. Sei un po' arrugginito, eh? C'è una bella cosa. I linguaggi si arrugginiscono. Francesco, posso farti una domanda? Ma come è andata a stare dalla musica? Bene, bene. Dai, io sono contento. Pure che... Sì, sì. Quanto avete preso? Preso sì, puoi accedere al prossimo corso. Maestro per il primo anno. Okay. Ok, no, devi levare quello anche. Ok, e sotto alla riga 83, dopo la parentesi graffa, devi scrivere number con la N maiuscola. No, alla riga 83, proprio allineato con la parentesi. No, vabbè, fa lo stesso, ma per chiarezza. Forse punto se lo stacchi dalla graffa anche, sì, punto e virgola. Questo è il modo di dichiarare una struttura. Ora, il punto è che secondo me nell'handler noi non gli passiamo un const char, ma gli passiamo proprio questa struttura qua, la struttura stessa. Allora, fai una cosa, alla riga 76 dagli un nome alla struttura, perché se è anonima non... Struct number con la N minuscola. Perché se mettiamo la... Com'è? Se mettiamo la N maiuscola... La N maiuscola, questa è una cosa di gusto, io uso i tipi
i tipi con la N, con la N maiuscola. Tutto il resto lo uso con la, con, con le lettere maiuscole, i tipi artificiali. Tutto il resto li uso con le lettere minuscole. No, non c'è bisogno di... Boh, se vuoi metterci un underscore, ma no, non c'è bisogno dell'underscore. Ok, adesso però all'handler, e qua dovremmo cambiare tutto, ci passiamo, invece che un const char star, ci passiamo un struct number star. No, scusami, scusami, no. Ci passiamo const char star, virgola, struct number star. Number n minuscolo. Sì, perché vedi che il problema è che non possiamo usare la n maiuscola perché sta sotto. Dobbiamo dichiarare una cosa che usa se stessa. Aspettate un attimo. Aspettate un attimo, scusatemi. Aspettate un attimo, scusatemi. Quasi una struttura pirandelliana, la struttura della struttura. Inception. Che bello sfondo che hai, Fra. Ma ha messo quello quando il PC. Ma sto PC che storia c'ha? Questo? Niente, abbiamo buttato questo e ora ce l'hanno tutti e due buttati. Tipo il PC del mare? No, questo è il PC pure che portava a lezione. Io di quello che si staccava lo schermo. Sì. Nella touch. Ma c'ha avuto problemi? Boh, no. L'abbiamo ripristinato. Ho perso tutto, scusami. No, era mezzo affogato, l'abbiamo ripristinato. Ho capito. Poi si è rotto pure il touch, non funziona più. Fighissimo. Una botta? E non si sa, un giorno all'altro abbiamo visto sto taglio e siamo resi conto che non c'è più il touch. Però c'è la tastiera. Greve. Senti, ma la Ceracchi com'è? Cioè, con gli esami, come, cioè, è difficile. Non ho sentito, senti, ma... La professione... Ok, allora, adesso, quindi questa è questa struttura dati. Quindi, nel management TISA, vedete che già ce l'abbiamo. No, aspetta, mettici, aggiungici, già che siamo là, aggiungici un number... asterisco. Buongiorno Giulio. Via. Ben alzato, virgola. Cosa? Virgola. Virgola. Number con la N maiuscola asterisco. Qui lo puoi usare perché stai sotto, vedi? Number star. N. Gli dai un nome, sì, N. Ok, stessa cosa a manage exponent. Giulio, noi siamo andati avanti perché nel frattempo siamo andati avanti, ma tanto tu sei forte e capirai quello che stiamo facendo, no? Sì, sì, penso anch'io di essere aia. Sei un artista fatto e compiuto, ormai sei... Di volume è fortissimo. Sì. Va bene. Ok, andiamo tutto adesso. Permesso. Francesco? Sì? Vai sotto. Ah, dico, posso rinominare sempre N tutte e due, tanto sono due cose diverse. Sì, sì, certo, sono due cose diverse. Adesso, alla riga 96 aggiungi una riga sotto.
Ok, e qua metti number con la N maiuscola, qua sostituiamo tutte queste variabili, no, number con la N maiuscola. No, si è facilitato. Number con la N maiuscola, N, qua ci mettiamo uguale, adesso questo lo inizializziamo tutto, aperta graffa. False. Sì, graffa però. Poi ci metti false, poi cosa ci metti? Power 0, sign è 1, result è 0.0, virgola management tissa. Così sostituiamo tutta sta baracca di roba. Ok, quindi questo cancella tutto. Aspetta, prima metti un punto e virgola. Lì. Fatto algo tutto. Da 98, sì, ok. Vedete come si pulisce bene il codice, no? Ok. Così abbiamo questo. Adesso sotto Francesco, hai messo una E di troppo. Manage. Ah, manage. No. Il maneggio è un punto. Il managgio è un altro. Ok, adesso manage digit lo dobbiamo cambiare alla riga 107. Facciamo che gli passiamo asterisco P e poi l'indice allora number. Gli passiamo ampersand N, gli passiamo l'indirizzo di N, però non c'è result. Li passiamo, dunque, aspetta un attimo. Sì, allora, manage digit li dobbiamo passare P, passare l'indirizzo di N, quindi leva tutta sta baracca. Vedi come si pulisce il codice, bello? Così. No, ampersand N, l'indirizzo di N, non... Ok. Possiamo levare anche quelle graffe che sono inutili? No, le graffe non servono perché c'è una sola riga. E il problema grosso... Ma forse sai cosa? Facciamo tornare un void a questi manage. Perché tanto il risultato sta dentro la struttura. Ok? Quindi fagli tornare un void. Adesso dobbiamo cambiare un po' di roba qua, perché... Aspetta, fermo. No. Fermo. Allora, 106, alla riga 106 devi levare risolto uguale. Ha sentito, è esploso. Alla riga 106 devi levare result uguale. Ok? E poi alla riga... Aspetta, torniamolo in cima perché dunque, dove c'è la P va tutto bene, però sign per esempio non va bene, devi mettere n.sign. Alla riga 104, scusami. Il sign è il sign che sta dentro la struttura N, ok? E poi il dot è quello che sta dentro la struttura dot, ma c'è anche al SIF, alla riga 107. N.dot. Poi il result alla riga 114 è n.result. Ok? Ci siamo, no? Più o meno ci siamo.
Ok, allora adesso manage exponent, manage exp e manage mantissa devono ritornare dei void. E forse sinceramente non serve nemmeno... No, non è, è double che bisogna... quel double manage mantissa deve diventare... No. Ok, no, niente. Riga 85. Double manage mantissa deve diventare void manage mantissa. Dove stai andando col puntatore? Quel double manage mantissa deve diventare void manage mantissa all'inizio della riga. E alla riga 90 pure. E a questo punto, allora, non so se è il caso di... vabbè, adesso vediamo. Andiamo alla funzione ManageDigit. No, alla definizione della funzione ManageDigit. Ecco, allora abbiamo fatto uno sbaglio. Devi portare dalla riga 76 alla riga 84, devi portare sopra a manage digit, perché abbiamo bisogno di conoscere questa struttura dati, la dobbiamo conoscere anche qua. Cioè la struttura la porto sopra a manage digit? Sì, la definizione della struttura deve essere già definita sopra prima di manage digit. Sì, ma la devi tagliare e incollare. Cioè nel senso che la devi cancellare tutto, se no è definita due volte. Ok, allora adesso la questione giusta, sì. È questa. Eh? No, adesso anche manage digit. Anche manage digit è una void. Allora, questa prende, leva double result, prende effettivamente un carattere, non più un puntatore, questa analizza carattere per carattere, e poi prende il numero, il number asterisco n. Invece di tutta quella baracca, sempre un number asterisco n. Vedete anche... No, perché? Ma le ho dovuto il carattere, mi serve. Number con la n maiuscola, please. Perché o usi struct number o usi number con la n maiuscola. Fa lo stesso, però... è più corto usare number, è anche più chiaro. Bene. Dunque, cosa facevamo noi qua? Noi qua convertivamo il carattere in un numero. Ma quindi qua pure tutti i dot vanno a n.dot, n.1. Come? Cioè dot, deve essere n.dot. Allora, questa roba qua, intanto, tanto per cominciare, questa roba qua va tagliata e mandata a manage mantissa. Questo fa tutta parte della mantissa, la riga 71 alla riga 81. E poi non c'è più il return result. Vabbè, taglia tutto e mettilo in manage mantissa. Forse manage digit non ce n'è bisogno. Nel senso che il problema qua è dove... Ok, questo lo mandi in manage mantissa. Dov'è che cambiamo tra mantissa e esponente? Domanda...
aspetta un attimo, perché qui non abbiamo ancora, non è gestita la E. Scusa, mi vai sopra, vediamo un attimo, non mi ricordo più che cosa c'è sopra. Sopra abbiamo, gestiamo l'end of line, il più e il meno, poi cos'altro gestiamo? Vai sopra? Ah, ok. Gestiamo la E, quindi questa, però questa non la chiamiamo da nessuna parte per il momento ancora. No, forse no. Sì. Allora, ok, allora secondo me possiamo fare a meno della funzione manage digit. Vai un po'. Andiamo sotto a dove è simple atof e vediamo se... Questo lo cancello da qua. Sì, anche perché probabilmente buttiamo via tutto. Guardate, ricordatevi che buttare via tutto è sempre molto positivo. Se quando si riesce a buttare roba è meraviglioso. Vai avanti, vai giù. Frank. No, troppo giù. Un po' più su. Ok, allora qua ci abbiamo questo if, quest'altro if, dobbiamo mettere un terzo if. Che è alla riga 106 o alla riga 108, se volete. Sì, forse ha più senso 108. Aggiunge una riga, else if. Qua si potrebbe fare uno switch, vabbè, insomma, poi vediamo, forse uno switch è più ottimizzato. If, aperta parentesi, cos'è? Simple is exp? Sì. Variece. Simple is exp. Aperta parentesi, passiamo asterisco P. Allora, se lui ha incontrato una E, dobbiamo cambiare il puntatore a funzione che sta dentro N. Allora vai a capo e scrivi n.handler, mi pare si chiami. La handler. Uguale manage exp. No? Cioè manage con la anage exp punto e virgola, cioè noi qua se troviamo una E dobbiamo cambiare il nostro manager, dobbiamo gestire un esponente piuttosto che... Ok, Jesper, allora. È vuota. Come? Ancora è vuota, ma non c'è. È ancora vuota. E vabbè, la dobbiamo fare. Tocca lavorare qua, non è che... Allora, proporrei che tagliamo via manage digit e semplicemente alla riga 106 chiamiamo il puntatore che sta dentro la struttura N. E come facciamo a chiamarlo? Lasciami gli argomenti, vanno bene così. Mi devi levare solo manage digit. Allora, come facciamo a chiamare un puntatore a funzione? Me la dettate? Giulio, tu che sei un artista, però dovresti aver... Forse con le parentesi lo inseriamo... Apri parentesi. Asterisco n.handler. E chiudi parentesi, che è già chiusa, quindi va bene così. Cioè, questa è la chiamata di un puntatore a funzione. Cioè, io dereferenzo quel puntatore e lo chiamo. Siamo d'accordo? Sì. Quindi, se incontro un numero, dipende se sono mantissa o esponente. Se sono mantissa, lo devo... Ah, ok. Allora, adesso
cominciamo a fare management TISA. È fatto. No, management TISA è fatto, ma non funziona bene. Allora, facciamo che management TISA, invece di passargli un const char string, gli passiamo proprio un char, perché gli passiamo un carattere, come facevamo con manage digit, no? Cioè, noi non gli stiamo passando un puntatore alla stringa, lui vede un carattere alla volta. D'accordo? Hello? Mm-hmm. Quindi, siccome il nostro risultato sta tutto, è tutto inglobato dentro la N, noi qua passiamo char C. Come lo vuole. Vabbè, possiamo anche dire che è un const, tanto non lo cambieremo. Allora, adesso però, dentro la riga, alla riga 77, dobbiamo fare n meno superiore dot, perché stavolta n è un puntatore, quindi va la notazione abbreviata. Anche qua. Ok. Aspetta un po', perché qui c'è una x che non abbiamo dichiarato. Cos'è sta roba qua? Ah no, perché prima dobbiamo convertire. Allora, noi sappiamo che C è per forza un numero, perché tutti gli altri l'abbiamo levati di mezzo, no? Quindi C lo possiamo benissimo convertire in un numero e lo metti alla riga 76. La riga? 76. 76 sopra. Allora, tutto questo è fatto per vedere se siamo prima della virgola o dopo la virgola. Quindi fai, questo è double x. Che è uguale a c meno il carattere 0, quindi meno apice 0 apice, no? Perché il carattere 0 c'è un certo numero ASCII che noi non sappiamo, non ci vogliamo ricordare, non ce ne frega niente. Noi ci mettiamo proprio, glielo sottraiamo in maniera che sappiamo che numero è. È chiaro? Cioè, perché C sarà un carattere ASCII. Adesso lo dobbiamo convertire in un numero reale. Fermatemi se non capite, questa è la parte clou della questione. Ok? Quindi questo lo convertiamo in un numero reale. A questo punto noi dobbiamo sapere qual è il digit che stiamo vedendo. Ok? Allora, il problema è che man mano, allora, se stiamo vedendo un numero dopo la virgola, quindi n meno superiore dot è uguale a true, allora dobbiamo procedere al contrario, no? Con le potenze al contrario. Se siamo prima della virgola dobbiamo fare con le potenze, cioè scusatemi, queste sono le potenze al dritto, quelle altre sono le potenze al contrario. Quindi dobbiamo moltiplicare x per una potenza di 10 pari a n meno superiore pao, riga 80. Mm-hmm. N meno superiore pao. Ok, alla riga 81 dobbiamo diminuire di 1 la potenza n meno superiore pao. Adesso qua c'è un problema, che bisogna azzerarla sta potenza all'inizio, se no siamo messi male. Aspetta, alla riga 82, pronto? Alla riga 82 bisogna sommare x al risultato finale, quindi n meno superiore result più uguale x. No, no.
n meno superiore result più uguale x. Ok? Allora, qua invece siamo nella parte prima della virgola. L'else o è vero in un modo o è vero nell'altro. Allora, cosa succede qua? Che io, il primo numero che vedo per me è l'unità. Poi però invece mi rendo conto che per esempio c'è un altro numero dietro e allora lo scalo di una potenza di 10. Ok? Quindi qua devo fare n meno superiore result più uguale a x. Dunque aspetta un attimo, come funziona qua la faccenda? Perché allora mettiamo conto che io ho il numero 12. Mi arriva prima l'1, ok? L'1 lo metto dentro result. E result lo faccio partire da 0, quindi myPow di 0 lo fa a 1, ok? Lo fa a 1 e poi alla prossima volta io ci aggiungo un 2, no, non va bene così. Devo prima fare il riscalamento di potenza e poi sommarci il numero. Allora, la riga 87 va invertita con la riga 86. Capite il ragionamento? Voi leggete un numero da sinistra a destra. Mm-hmm. Pronti? Ci siete? Sì. Siete vivi? Ok. Leggete un numero da sinistra a destra. Mettiamo che leggiamo il numero 12 per esempio. Prima leggo l'1. Allora, per me l'1 è un 1, lo moltiplico per la potenza 0 di 10 e quello mi dà 1. Allora, al secondo giro io devo prima moltiplicare il risultato per la potenza di 10, no? E poi sommarci il prossimo digit. Ok? Quindi la riga 87 va prima della riga 86. Claro? Sì. Quando passo la virgola va al contrario, perché vanno in senso opposto. Copia, incolla. Ok, aspetta un attimo, e qui va fatto che n, questo lo devi cancellare, sostituisci con n meno superiore pau più uguale a 1. Siamo d'accordo? Siete con me? Yes. Me ne vado? Più? Disse il gelataio. Uguale 1. Oppure puoi fare più n pau, come ti pare. Fa lo stesso, è più chiaro così forse. Da una parte è meno 1 e dall'altra parte è più 1. Chiaro? Mm-hmm. Bene, adesso lasciamo perdere il management dell'esponente per il momento. Proviamo a vedere se almeno la parte della mantissa funziona. Scusatemi, va cambiata una cosa. Cioè nella funzione number... Oh, fermo! Porca miseria! Va buono! Chi è che mi chatta? Domanda per tutti. Sì, appunto, sì Giulio, stavamo dicendo, se ti svegliavi prima lo stavamo dicendo. È che non mi sono voluto svegliare, non è che non mi sono svegliato, ho scelto io. Perché è giusto, perché l'artista decide di sua, è libero arbitrio dell'artista che gli permette di dire che non si vuole svegliare. Vabbè. Voi avete preso troppe poche bastonate. Poi ci penso troppe io. Troppe poche. Allora, no, nella... Devi tornare a come è definita la struttura, scusami. Perché dobbiamo cambiare una cosa. La struttura, l'handler, non è const char star, ma è const char.
che non è un puntatore, quello è proprio il carattere. Ok, per il resto ci dovremmo essere. Manage digit lo puoi buttare. Vedi che era rimasto lì, double, questo fresco era rimasto. La cancello? Sì, sì, cancello. E puoi cancellare anche la riga 67, che è una... ecco, no, troppo poco, basta. Ok, vai, proviamo a compilare, almeno la parte della mantissa dovrebbe riuscire a farla bene. Non ti dico l'esponente, ecco, che già siamo... Ah, ci manca un N, vabbè, 79, va alla riga 79, che è roba da poco. N meno superiore risalta. Pure un po' qua. N meno superiore pausa. Mi pare che ci siamo tutti. Ok. Ancora c'è qualcosa che non va. Initialization of double. No, abbiamo un double ancora dove ci dovrebbe essere un void. Madonna, ma quante volte passano questi della monnetta? No, per carità. Vai un po' nel codice, dov'è sta roba? 92? Vediamo. 92? 92, chi è che... Managementista. Scusa, guarda un po' la dichiarazione come è fatta, la definizione della struttura number. Non è double, è void, 64 è void. Ok, andiamo. Li faccio. Giulio, ma già ti sei stufato di fare la libreria C? No, ma manca la prima funzione, abbiamo fatto. E già subito vuoi fare l'oscillatore tu. Che altro c'è? Cosa vuole? Ah, c'è ancora, c'è un const char star da qualche parte. Non c'è ancora un error. No, sono warning questi. No, qua sopra. Aspetta. No, quello è vecchio, l'abbiamo corretto. Devi guardare ogni run. Alla riga 105, vai alla riga 105 che risolviamo anche questo. È un warning questo, però è effettivamente fatto male. 105, c'ha ragione lui, perché manage exponent, aspetta, fermo, vai sopra perché è come dichiarato manage exponent. Infatti c'ha const char star, invece deve avere const char c. Ok, salva, ricompiliamo. No, 100.c. Allora. Il 17. Primo numero mi lascia assai perplesso. 9, 8, 9, 9. Perché? Sì, poi caccia fuori i numeri a caso. Molto bene, abbiamo costruito un randomizzatore. Allora, rivediamo un attimo, però paradossalmente non so se l'ha fatto a caso all'inizio, ma qualcosa fa. In girare ritorna sempre gli stessi numeri. Sì, appunto, no, non è proprio preciso, diciamo. Un attimo. No, non credo che la cosa cambi. No. È un'operazione deterministica, quindi non cambia. No, c'è un problema proprio in simple atos. Andiamo a vedere un attimo. Perché ho la sensazione che quando lui... dunque, vediamo un po'. Allora, lui salta tutti i caratteri iniziali e va bene. Poi verifica
Allora, una volta che li ha saltati tutti, verifica che se c'è un segno, oppure che sia un numero, oppure che sia un punto, oppure che sia una E. Vai avanti. Oppure esce. E poi aumenta il... Quindi o è qualcosa e aumenta il carattere e aumenta il puntatore, oppure esce. Allora, qui il problema è, probabilmente sta dentro simple digit, perché l'intelligenza delle altre funzioni è talmente scarsa che non vedo che possa succedere qua. Dunque, la riga 102, noi verifichiamo sia che sia un punto, sia che sia che dot sia false, perché ovviamente se ha già visto un punto non ne deve vedere altri. Però è anche vero che quando lui vede un esponenziale deve resettare sia la potenza che il dot. Quindi, per esempio, già vedo che alla riga 104 bisogna aggiungere della roba, quindi 104 metti una graffa, cioè non bisogna cambiare soltanto il pronto, no, sotto la riga 104 aggiungi una graffa, perché bisogna cambiare un po' di roba. Aperta graffa, poi vabbè, la chiusa graffa va, no, sì, peccato che va sotto. Sotto la riga 108, quella chiusa graffa. Perché quella è una delle cose che bisogna fare. Se vediamo una E, noi dobbiamo cambiare il handler. Puoi chiudere una graffa senza che te ne riapra un'altra? No, vabbè. Grazie. E adesso, N, allora, ok, l'handler cambia e va bene. Poi, vai a capo, dobbiamo resettare il segno, no? N.sign deve stare a più, perché io do per scontato che più, a meno che non sia un meno. Uguale... no, com'è, scusami, è uguale 1, sì, punto e virgola, e poi n.dot lo dobbiamo mettere a false. Che è tutto esterno. Che hai premuto un po' troppo. No? Questo è sicuro, adesso non è questo che risolve i nostri problemi, però sicuramente andava fatto. Perché se è un esponenziale noi dobbiamo cambiare modo di andare. Va bene, adesso tornando ai nostri polli, perché non funziona? Ok, allora andiamo a vedere come funziona manage digit, manage mantissa. Allora, manage mantissa funziona così. Allora, sentite, dunque,
In realtà va visto prima l'else e poi il if. Ma MyPower 10 così? MyPower 10 è la potenza di 10 che sta dentro PAO, cioè ritorna 10 elevato alla. Se possiamo andarlo a vedere. Forse è sbagliata, perché quella l'abbiamo fatta noi. Vai un po' a vedere com'è fatta MyPower 10. Cioè io gli passo 3 e lui mi ritorna 1000. Allora, MyPower 10 che cosa fa? Fino a quando... dunque, il problema è che result è 1, perché se è 0, io... Aspetta un po', eccolo qua il problema. Dunque, mettiamo conto che sia 0. Perché all'inizio è 0 la potenza. E quindi se è 0 questo deve uscire. Allora, se è 0 questo si inerpica perché diventa fa l'else, divide per 10. Maestro, scusi l'interruzione, io vado e ci rivediamo a mezzogiorno. Ok, benissimo. Grazie, a presto. A tra poco. A presto. Qui lui divide per 10 il risultato, quindi mi diventa 0.1. E poi non si ferma più. Quindi dentro il while, per esempio, alla riga 11, lui deve fare while x è diverso da 0, perché lui all'inizio, while x è diverso da 0, no, dentro la parentesi. Allora metti due parentesi, scusami. Leva la x. Ok, fai x è diverso da 0. Dentro quale parentesi? Dentro quella parentesi. Così. Chiusa parentesi. Scusa, aspetta un attimo. Cos'era prima? While x? Sì. Allora no, va bene così, perché x è 0. Quindi era così. Inizialmente era così, ed è giusto, perché quando x è 0 questo while non lo fa. Ok? Quindi lo fa solo se x è diverso da 0. Ora può essere maggiore di 0 o minore di 0. Maggiore di 0 fa quella cosa là, minore di 0, dunque lui se è maggiore di 0 se per esempio alla 3 lo fa 3 volte sto if e poi si ferma quando x è 0. No, questo dovrebbe funzionare. Invece al contrario, lui deve continuare a dividere. Va bene, scusami, facciamo dunque, vai giù. Aspetta un po'. Simple is digit. Vabbè, mi ritorna true o false, ok. Va bene, vai giù. Va bene, questo è tutto robetta. Ok. Vai giù. Giù ancora. Fermo a managementissa, perché è managementissa che adesso non sta funzionando.
Ok. Allora, facciamo una cosa, mettiamo due printf qua dentro per vedere quello che succede. Dunque, mettiamo un printf alla riga 75, mettilo a inizio riga, proprio sformattato, così poi lo leviamo. Mettilo alla riga 75, sotto la riga 75. Perché dobbiamo capire, mettilo così, printf, perché poi lo leveremo, aperta parentesi. Allora, qua ci mettiamo dentro, aperte virgolette, qua stiamo debuggando, %C, questo è il carattere in ingresso, sentito. %C, questo è il carattere che abbiamo ricevuto, poi fai uno spazio, scusami, mettici prima del %C, mettici dopo la virgola, scrivi dopo la virgola, così sappiamo che sta usando quello, dopo la virgola, poi %C, poi %F, \n, no, \n, ok, dopo metti virgola, c, virgola, n meno superiore result. Ah, se vogliamo possiamo mettere anche la potenza, però va bene. Per il momento no. Metti un punto e virgola. Adesso copia questa riga e la mettiamo anche alla riga 82 e facciamo prima della virgola. Così vediamo come procedono i numeri sotto la riga 82. E questo però scrivi prima della virgola. Ok, salva. Compiliamo e vediamo che succede. Ok, adesso farà uno sbrodolio. Ok, andiamo sopra. Torna un po' su. E dai. E niente. Perché non torna su? Ok. Allora, lui gli entra un 9. Dunque, i numeri entrano bene. E perché stanno tutti quei zeri? È quello che stiamo cercando di capire. I numeri entrano bene. Certo. Allora, prima della virgola, entra un 9. Poi entra un 8 e effettivamente è giusto che sia 98. Poi entra un 9 e... È come se non si fermasse dopo il numero. Cioè, continua pure... Sì, e detto questo non si capisce nemmeno dopo cosa succede, perché il dopo la virgola lui me lo mette come se fosse... Ah, vedi cosa fa? Lui dice il dopo la virgola lui mi fa ancora un giro, va bene.
Torniamo un attimo alla funzione, perché la prima cosa che dobbiamo risolvere è come si muove sopra. Perché lui sta... Allora, dobbiamo ancora mettere qualcosa nel printf per capire come sta messa la come crescono le potenze qua, che stanno crescendo male. Puoi tornare al testo. Hello. Ok, scriviamoci anche dentro le potenze, scusami, quindi dentro il printf. Mettici un altro no, mettici dopo il percento F e mettici il percento D, oppure o come vuoi, basta che ci ricordiamo che cosa è cosa. Dopo il percento F mettici un percento D. Forse minuscolo. E poi ci metti, da parte degli argomenti, ci metti n meno superiore pao. N qua. Sì. O al posto. Qua è giusto. Giusto, n meno superiore pao. Ok, devi anche fare sotto. La stessa operazione sotto, certo. Compila. Rivediamo un attimo. Allora. Dunque, qui noi leggiamo la potenza dopo l'incremento, quindi è giusto. Quando gli arriva 9, lui moltiplica per 10 alla 3. No, lui in realtà... Allora, quando gli arriva l'8, lui moltiplica per 10 alla 1. Perché il numero che vediamo della potenza è dopo l'incremento, no? Giusto? Quindi, quando gli arriva 9, il numero è 0. Anzi, facciamo così, cambiamo il codice un attimo, perché così si capisce meglio. Come? Dunque, inverti, metti la riga 74, la metti dopo la riga 76. Nella riga 74. Posta la riga dopo la riga 76, la tagli e la incolli sotto la riga 76. Beh, però la devi tagliare. Bene, adesso anche qua. Sotto la riga 82 la devi mettere sotto la riga 83. Scusa un attimo, fammi vedere un attimo. Lui fa prima l'elevazione a potenza. E poi somma. È giusto, no? Io ho un 1, poi lo moltiplico per 10 e poi sommo il prossimo numero. Ah, ma certo, ma io non devo elevare a potenza, io devo moltiplicare per 10. Non devo elevare a potenza qua.
no? Ogni volta che mi arriva un numero, io devo solo moltiplicare il risultato precedente per 10. Non c'ho bisogno di tenere la potenza e tutto, e o dividere per 10. Aspettate un attimo, fatemi ragionare. Allora, nel caso, scusami, facciamo nel caso dell'ELS. Alla riga 80 moltiplica il risultato per 10 semplicemente, non per la potenza di 10. Cioè. Perché altrimenti, no? Questo ogni volta mi aumenta... Così? No, per 10... Sì, ma senza n pause, senza la parentesi dopo. Per 10. Tu devi moltiplicare per 10 il risultato. No? Per qua. Adesso, no, no, sotto, non, adesso ancora non mi è chiaro cosa dobbiamo fare. Perché qua sotto, perché sotto io effettivamente la devo prendere il numero e moltiplicarlo per una potenza negativa di 10. Sì. Ok. Vabbè, probabilmente di Pau non ce ne sarà bisogno. O forse sì, non lo so. Vai, vediamo un attimo come funziona adesso. Almeno la parte positiva prima della virgola dovrebbe funzionare. No, è senza il punto C. Non ti devi fidare. Ok. Allora, questo primo... No, aspetta. Non converte bene. Perché 8? 8. No, ma il bello è che sopra è giusto. Prima sì. Oh, bella. Allora, scusa, rivediamo un attimo il perché mette un 8? Dove? Perché si vede che, al primo numero, lui gli arriva un 9, effettivamente lo mette giusto, adesso questo è corretto, no? Sì. Però poi mette un 8 nel risultato. Vedete? 9899 3489 lo converte in 9899 3488. Perché? Andiamo a vedere. Arrotonda. No, arrotonda un par di... Dunque, questo lo fa tutto bene. Questo è tutto giusto, vai sotto, vai dove... Beh, no, ma d'altra parte, scusami, no, torna su, è per forza lì la cosa, perché qua non facciamo nulla con il risultato. Torna su. No, un po' più giù, è qua. Mantissa. È qui il problema. Sì, è nella mantissa che c'è un problema. Lui somma
e nel risultato somma la questione, il risultato è effettivamente corretto. Però ma è forte sta cosa. Perché il numero che scrivi in NResult è giusto, perché quando lo leggiamo qua è giusto. Vai sotto, vai nel main. Allora, nel main io gli passo questo. Il valore gliel'ho tornato e... Ah, aspetta un attimo però. Questo è un float. Mettici double alla riga 121, perché noi ritorniamo un double. È strano che non mi abbia detto niente. Questo potrebbe essere un errore di sbaglio. Ok. Salva. No, devi ricompilare. Ok. Sì. Perché quello è un numero grande e quindi nel float si vede che si sbaglia. Ok, adesso passiamo al problema successivo, che è il problema del dopo la virgola. Abbiamo ancora 12 minuti per risolvere tutto. E allora, il problema successivo... Sta qua. Dunque, perché noi quando vediamo... Ecco qual è il problema. Che quando noi vediamo 3, perché è 3 punto qualcosa, ma quando abbiamo visto 3 abbiamo già incrementato la potenza di... allora, dobbiamo levare la riga 83, perché già abbiamo, siamo passati alle decine, no? E infatti lui mi mette il numero successivo, me le mette nelle decine, ed è sbagliato. Adesso la cosa è capire se... dunque, perché io invece qua devo tener conto della potenza. La potenza negativa. Perché queste sono potenze negative, quindi io sono a centi, milli, micro, mm-hmm. No? Ok, proviamo così, proviamo anche solo così. Cioè, in buona sostanza, prima della virgola non devo incrementare il coso e dopo invece sì. 3. Cambiato qualcosa. Nel più 17, ma è 4 punti. No, perché vedi che qua io quando faccio il punto sto ancora a potenza 0, quindi il 4 cioè, scusami, il 4 è perché è 3 più 1, no? Lui mi fa 3 più 1 perché sta a potenza 0, mentre invece il punto deve già stare a meno 1. Ok, quindi qua c'ha, però ci siamo quasi. Allora, riprendi il codice. Avete capito qual è il problema? Quando lui incrocia... siccome io la potenza non la uso nella parte, diciamo, prima della virgola, posso già metterla a meno 1 qui, proprio nell'inizializzazione della struttura dati. Vai sotto, io la mettevo a 0. Ma qual è la potenza di tutte queste? Scusami, mi va a vedere la definizione della struttura dati? Più su?
Ok, la potenza è il secondo numero. Il secondo numero, quando vado giù, vai giù adesso nel simple atof. Cosa? Devi andare giù nella funzione simple atof. Ok, e lì dove c'è l'inizializzazione di number n alla riga 93, invece di stare a 1, deve stare a meno 1 quel numero. Salva, e compila, e dagli ed attacco, e dagli ed punto. No, non ci siamo ancora. Perché lui mi viene ancora a zero, dopo, pur essendo dopo la virgola. Allora, torna un attimo lì, perché questo succede? Perché questo, allora, perché questo viene chiamato, allora, simplest digit, dunque, no. Allora, quando io ricevo il 4, io dovrei aver già visto il punto. Dunque, io c'ho un 3 e mi entra e lo fa, ok. Poi c'ho un punto. Questo lo dovrebbe già vedere, quindi il 4... Quando mi arriva il 4 io dovrei avere n.dot già true. Torno un attimo su. Scusa, mi fa vedere di nuovo il risultato, perché noi dovremmo già vedere dopo la virgola. Mentre invece, allora, prima della virgola, dopo la virgola. Quindi io sto già dopo la virgola. Scusa, e perché la potenza sta a zero? Torna al codice. Torna su. Io sto già dopo la virgola, quindi... Non devi fare 1. Ah già, giusto, io devo andare... npow sta a meno 1, no, meno meno 1 fa meno 2, ma infatti la cosa procede bene. Il problema è che npow lì all'inizio, alla riga 73, non è giusto, è 0, non può essere 0 questo. Dunque, mi fai rivedere il codice per favore? Cosa? Mi fai rivedere il codice, aspetta, ah ecco, scusa, ecco cos'è. No, ho capito, vai a simple atof. No, è che noi settavamo della roba. Quando becca il dot, no, non settiamo niente qua. Dunque, settiamo le cose giuste, cioè abbiamo un false, uno 0, un meno 1, mi fa vedere sopra. Sì, mi sembra che è il segno quello, no? No, scusami, non è il segno, è il pow. Ah no, è al contrario. Abbiamo il dot, il pow e il sign, no, dobbiamo fare al contrario, è meno 1 e 0, vedi? È il segno, cioè deve essere, no, scusami, meno 1 e 1. Non deve stare a zero. Quando li inizializziamo,
No, alla riga 93 è false, meno 1 e 1. Perché il pow è questo, sì. Vedi, questo è un po' una stupidaggine, bisognerebbe fare una funzione. Va bene, ok. Dai. No, ricompila. Bene. E aspetta un attimo. Lui però, ah beh, giusto, non sta gestendo la, l'esponente. Perché noi qua facciamo 3.1459 per e alla meno 4, ok? Quindi questo dovrebbe essere 0,00 eccetera eccetera. Prova a togliere i printf. Come dici? Prova a togliere i printf. No, boh, sì, 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 possiamo togliere i printf. Questa parte qua, la mantissa, l'abbiamo fatta. Sembra comportarsi giusto. Un po' troppe virgole. Falle questa riga. Ok, salva. Dei gradini. Allora, questo va bene, questo va bene, questo va bene, questo perché va a capo? Questo... Dove? Perché ce l'abbiamo messo noi l'a capo. Sta nella stringa l'a capo. Perché volevamo provare se saltava gli a capo, in effetti lo salta e converte bene. Ok, quasi tutto bene, adesso dobbiamo fare l'esponente. Va bene, siccome sono le 10:28, ce lo mettiamo come prossima volta? Mm-hmm. Ok, allora... Va bene. Invio questo sempre il printf. Aspetta, aspetta, prima scrivi nel codice. Naturalmente se lo volete fare a casa, artisti, mi sentite? Se lo volete fare a casa... Forte e chiasso, Mario. Niente, era uno sketch di Maccio Capatonda. Comunque sto, stiamo sentendo. L'unico che mi ricordo adesso è quello... Dice, è materiale di repertorio. Ah, e chi è sto repertorio? Lo devo conoscere. No, no, scrivilo, no, non qua, non qua. Vai in alto. No, che c'è il portiere che va da Maccio Capatonda e gli dice ci risulta che stava guardando film porno. Ma no, è materiale di repertorio. E chi è il repertorio? Va bene. Torna giù. Torna giù. Francesco. Sì, ancora. Ancora giù. Qua dove c'è Manage Exp, dentro Manage Exp ci scrivi da fare a casa, per esempio. Slash asterisco. Slash, no. Quella sopra il 7. Da fare, no. Ma non è con l'accento. Aperta parentesi. No, aperta parentesi. A casa, punto interrogativo. Magari. Io ce ne metterei pure due dei punti interrogativi, che non si sa mai. Ecco. Ok, bene, salva. E mettimelo sulla chat.
È in alto. Ma ah, sì, non è. Che track e bomba a mano. Ok, grazie. Ma è circolante. Va bene, allora ci vediamo. Sì. Tra 5 minuti? 10 minuti? Va bene, 10 minuti. 10 minuti. Allora è 40. Quindi ci occupiamo di arte. Che bellissimo, guarda, io vi raddrizzo le corna. Stacchiamo la registrazione che così della possiamo dire.